Qual è la tua esperienza con questo autore? È la prima volta che ho il piacere e veramente la curiosità di affrontare questo autore, questo compositore. Quando mi è stato chiesto, appunto, non avevo mai affrontato nessuno dei suoi brani e ho scoperto questo violoncello che veramente mi ha affascinato e dal primo ascolto è molto caloroso, un concerto che secondo me coinvolge molto il pubblico perché c'è un dialogo costante tra l'orchestra e il violoncello e ci sono delle melodie bellissime, quasi è molto operistico, è veramente un concerto da scoprire e da suonare di più, secondo È la prima volta, Luca, Erika? me. No, è la mia seconda volta, ho suonato già qualche anno fa. Con un recital con pianoforte per la stagione all'Istituto Boccherini e sono molto felice di essere tornata e appunto con questo nuovo concerto. E invece con Nuove Assonanze, il maestro Magnatta, era la prima esperienza stasera? Sì, era la prima esperienza e è stato divertente, ci siamo sicuramente divertiti molto a scoprire questo nuovo repertorio. Alfiere della Repubblica per meriti musicali. Io non ho cosa, come si può commentare questo titolo? O meglio, come puoi essere tu stessa strumento per educare alla cultura e all'ascolto musicale? Quali sono i tuoi strumenti, ecco, di comunicazione? Beh, sicuramente ora gli strumenti di comunicazione ce ne sono tanti, soprattutto nella mia generazione i social media sono fondamentali, anche penso siano molto importanti per attirare un pubblico più giovane. Infatti spero appunto di essere magari fonte di ispirazione per qualcuno che vorrà iniziare a studiare il violoncello o la musica in generale. Ecco, ma una domanda, tu hai debuttato a 13 anni, va bene, a 14 anni eri diplomata. La bambina Erika giocava già col violoncello? Come è venuto questo incontro? Sì, la bambina Erika ha iniziato a giocare col violoncello a 5 anni, quindi proprio era un giocattolo e poi è diventato sempre di più parte integrante della mia vita, non più come gioco, ma proprio come passione e anche come sfogo. Quindi sì, si è evoluto ed è una parte importantissima per me, ovviamente. Grazie, mandiamo un saluto a tutti i soci di Animando, che sono incantati. Ciao a tutti e spero a presto.